E la cosa, tanto sono contento di essere qui, già questo è per me almeno un piacere, e sono qui fondamentalmente alla fine per l'amicizia, per l'amicizia con Assunta, che è un po' anche lo staff del Pellicano, e per l'amicizia con le suore di Gesù Bambino, le suore francescane missionarie di Gesù Bambino, con le quali condivido la meravigliosa esperienza di essere al servizio dei giovani a Perugia nella pastorale universitaria, al servizio anche dei professori, che abbiamo scoperto un'anima anche loro, e insomma, ecco, del mondo anche della cultura a Perugia. E così, quindi io sono venuto a contatto un po' del Pellicano essenzialmente tramite i racconti che loro mi hanno fatto, perché per via provvidenziale, diciamo così, la storia è nel libro ed è descritta, a un certo punto era necessaria questa cucina al Pellicano, ma c'è la difficoltà, come al solito, burocratiche. Vicino al Pellicano c'è il Collegio Sant'Antonio, dove le suore hanno la loro casa e ospitano delle studentesse, quindi c'è una cucina attrezzatissima, delle sette meraviglie veramente, penso per ogni donna sarebbe... No, e allora lì è stato possibile creare questo utilizzo della cucina che poi ha creato un rapporto, no? E qui io sono da contatto perché tramite i loro racconti poi, stando appunto a contatto con un giovanile, spesso capita di incontrare ragazze o ragazzi che hanno queste difficoltà, e allora, sentendomi anche impreparato ovviamente a dimensione anche di cura, sono poi entrato in contatto con loro. Ma riguardo al libro, io devo parlare più della parte finale, no? Diciamo dell'intervento, c'è un intervento qui di Suor Stefania, che ha frequentato il centro per un paio di mesi, vivendo proprio a 360 gradi in qualche modo l'esperienza. Poi un po' loro mi hanno raccontato anche altri incontri. E però dovendo partire dalla fine, io sono ripartito dall'inizio, ho fatto il contrario e mi sono lasciato un po' provocare da una bellissima poesia che c'è di Cecilia, che introduce questo libro, nella quale è scritta una cosa: il Pellicano siamo noi. Questa frase mi ha un po' provocato, perché davvero, e poi l'intervento anche di Suor Stefania lo dice, il Pellicano siamo noi, perché spesso pensiamo che, come dire, la malattia è ciò che è distante da noi, invece scopriamo che tutti siamo, per esempio quello che è descritto in questo libro, persone onnipotenti e impotenti. Questa è la mia esperienza, per esempio, di pastore, no? Io la mattina, quando apro le finestre della camera, vedo il bellissimo panorama che si gode a Montelipido, ma vedo tutto il centro di Perugia e penso ai migliaia di studenti che lo abitano e che io dovrei servire, e mi è impossibile farlo. Però magari vedi anche la bellezza di quando invece riesci a condividere qualcosa e nasce qualcosa di grandioso, ma penso alla visione che Pascal ha dell'uomo, di questo essere incredibile che può, come dire, arrivare a vette eccelse, ma anche scopre una povertà interiore. E ecco, la prima cosa dice questa ragazza: questo uccello del Pellicano ci fa sentire profondamente capiti in un momento difficile della nostra vita, in qualche modo ci presta le ali mentre le nostre stanno per schiudersi, ci stringe tra le sue ali facendoci sentire protette, ma soprattutto ci insegna a volare. E questo io l'ho visto, questa dimensione di sentirsi protetti, per esempio io l'ho sperimentato, no? Arrivando lì e sentendo che c'era qualcuno che diceva: guarda, se tu ti senti in difficoltà come persona che lavora con i giovani, noi siamo al tuo fianco. Io porto le persone lì, ma non solo, come dire, sento che sono custodito in qualche modo, no? Questo è molto bello, cioè custodito nel dire: guarda, siamo al tuo fianco per insieme collaborare per la rinascita anche di una persona, e per far sì anche che chi, come me, magari si trova spesso a dover dare agli altri, però sia anche in qualche modo custodito. Questo per esempio è una cosa che piacevolmente sorpreso. E poi mi piace molto questa espressione di questa ragazza che dice: in qualche modo ci ha prestato le ali, perché non dice di sostituirsi, ma dice di dare un avvio perché poi noi potessimo prendere il volo, no? Qui si parla nel libro delle tre parole fondamentali: consapevolezza, responsabilità, autonomia. E questo, in qualche modo, venendo lì, lo si respira.
no? Che il desiderio è quello di dare a queste persone certamente una consapevolezza, che è il primo passaggio, di venire responsabili, cioè capaci di portare il peso della propria esistenza, e poi autonomi. Autonomi che non significa sganciati dalla relazione, ma capaci di stare, credo, dentro a questa relazione. E poi, ecco, riguardo all'esperienza che ha raccontata qui da Sor Stefania, che tra l'altro mi ha mandato un'email perché non poteva essere qui lei, perché in questo momento è a Pisa a fare un lavoro di coinvolgimento dei giovani, una missione, qui lei diceva proprio in fondo mi sembra di fare la stessa cosa che vivevo anche al Pellicano, andare incontro alle persone, no? Ecco, questo cammino, e la parola che più risuona nel suo intervento è coinvolta, cioè arrivare al Pellicano significa sentirsi coinvolti in questa realtà complessa, dove però uno, ecco, anche semplicemente stando lì in qualche modo, io con Assunta ad esempio ho dialogato molto sulla dimensione anche del Pellicano al centro della città, sulla dimensione di coinvolgere, cercare di coinvolgere a 360 gradi le varie istituzioni, le varie realtà, noi come chiesa, la società civile, ecco. Ma ti senti coinvolto, e ecco, a partire da questa occasione del laboratorio della cucina in cui le suore sono state coinvolte, la famiglia francescana è venuta a contatto con questa esperienza. A mio modo di vedere questo non è casuale, ecco, perché ci sono delle cose che si intrecciano nella modalità di lavoro e di affrontare in maniera interdisciplinare il tema dell'anoressia e la dimensione francescana della fraternità. Adesso cercherò di dire qualcosa su questo. E, intanto, ecco, Sor Stefania sottolineava questo fatto che stare lì dentro significa riscoprire che c'è una distanza che in realtà non c'è, perché siamo appunto simili, abbiamo tutti, dice, citando, il compito di essere noi stessi. Questo lo diceva anche Giovanni Paolo II, l'uomo è colui a cui è stato affidato il compito di divenire se stesso. E dice una bellissima espressione, nessuno può dirsi finito, definito, no? Ecco, chi è dentro all'interno di un problema, di una patologia, magari lo avverte che ha bisogno di uscire da questo buio, no? Ma ciascuno di noi non è definito, ciascuno di noi può sempre, e esprimeva anche nell'immagine semplice di dire facciamo questo nuovo lavoro di cucitura, può sempre rinascere, può sempre trovare, no, qualcosa da costruire ancora, che è espresso nella dimensione molto banale, ma le cose banali e quotidiane sono alla fine le più importanti del laboratorio, del costruire l'indumento. Abbiamo il compito di divenire noi stessi, questa possibilità di rinascere, questa parola di rinascere è bella, siamo vicini alla Pasqua, quindi mi sembra importante. E poi mi lasciavo provocare da questa frase, il Pellicano siamo noi, dunque pensavo il Pellicano siamo noi che siamo qui, siamo noi come città, questa bellissima idea della collocazione di una struttura al centro della città. Questo mi sembra importante e speriamo che si ampli la struttura, insomma, ecco. E credo che il Pellicano siamo anche noi che dobbiamo riscoprire la vocazione del mondo adulto di lanciare i giovani, questa immagine di queste ali prestate, di queste ali che poi, come dire, diventano le ali di quella persona, addirittura viene detto in fondo queste ali sono le nostre lacrime, le nostre gioie, le nostre sofferenze, dice questa ragazza. Ecco, però questa riscoperta che le mie lacrime, le mie sofferenze diventano un contributo per gli altri, questo ci è appena stato raccontato nell'intervento precedente, è possibile solo se qualcuno nel momento della difficoltà quelle ali le presta. E dunque il Pellicano siamo anche noi che dobbiamo, io credo come società, questa società liquida, se immagino abbiamo il piacere di ascoltare a Perugia Bauman che ha scritto queste cose, ecco, che abbiamo la difficoltà di identificarci, però siamo noi che dobbiamo riscoprire la gioia di lanciare i giovani verso la possibilità di essere se stessi. E una riflessione importante che viene fatta all'interno di questo libro, a mio modo è di vedere nelle parti in cui si riflette anche sulla società, è la scoperta, per esempio, che noi abbiamo come società dimenticato di riflettere sul corpo, e almeno da 4-5 secoli. Quando per esempio Cartesio parla di cogitare assistenza, che noi ci siamo identificati come pensiero e abbiamo dimenticato che noi abbiamo un corpo, abbiamo dimenticato di riflettere sul nostro corpo, e questo ha portato anche alcuni esiti. E credo che il Pellicano siamo anche noi questa società che ha perso la bellezza del rapporto di complementarietà tra il maschile e il femminile, questo sottolinea bene come
anche a partire proprio da quell'intervento, quella ricerca sulla, sulle, sulla la donna nell'arte, no? Come ecco, c'è una difficoltà di vivere il ruolo femminile come di vivere il ruolo maschile, e c'è una questa difficoltà creata in un sottobosco che favorisce quel sorgere di alcune patologie. E invece riscoprire la dimensione della complementarietà, la dimensione della bellezza, dell'armonia, della, non per forza necessariamente conflittuale. E in questo senso veniva sottolineato come, per esempio, nell'arte la donna è sempre rappresentata nella, nell'atto di cura, no? Le famose madonne che allattano o donne che servono a tavola. In questo senso, per esempio, nella dimensione francescana, e qui credo che non sia un caso l'incontro con il mondo francescano e il pellicano, è una dimensione dove il maschile e il femminile vivono un'armonia particolare. Si pensi lessicalmente al cantico delle creature, l'alternanza tra maschile e femminile, che è stata anche studiata dal professor psichiatra, ma si pensi al rapporto tra Chiara e Francesco, che non è certamente quello che Zeffirelli descrive nel Campo di Fiori, perché è molto più complesso. Ma per dire, solo, citare solo un esempio, c'è un episodio nella vita di Santa Chiara in cui lei ha una visione che sale una scala, va da San Francesco e Francesco la allatta. Quindi c'è un episodio che è al contrario di quello che è rappresentato normalmente, c'è una donna che si allatta da un uomo, perché ovviamente la visione spirituale è chiara, che si nutre del carisma di Francesco, e addirittura dice che lei fa così, si prende tra le labbra il liquido, quel latte purissimo che ha bevuto, e è così puro come un oro, dice, che gli si specchia. E qui viene raccontato, adesso non si può dilungare, ma insomma ci sono diversi studi sulla dimensione del maschile e del femminile nel mondo francescano, cioè dove, ecco, ognuno ritrova la sua identità, ma nella comprensione che c'è, come dire, una possibilità di unità di questo, appunto non in una dimensione conflittuale, ma in una dimensione armonica. E quindi in questo senso, questo è un breve accenno che andrebbe, come dire, un pochino più sviluppato, non ce n'è il tempo, però dice, ecco, mi è venuta subito alla mente leggendo questo testo, questa immagine che c'è nella vita di Santa Chiara, che dice una possibilità diversa di ritrovare noi stessi. E da ultimo, ecco, questa dimensione della vita fraterna nel mondo francescano, pensate che Francesco spesso scrive che i frati devono essere madri tra di loro, per avere la cura che permette all'altro di rinascere. E credo che questo è quello che in qualche modo si sperimenta nel Pellicano, no? Questa dimensione della cura fraterna. C'è una bellissima immagine in cui Francesco scrive a Frate Leone, gli dice in una lettera: tu non c'hai bisogno di venire da me perché sai quello che devi fare. Però dice, se vuoi venire come un figlio con una madre, vieni. Ecco, quindi dà autonomia, dà capacità, ma anche accoglienza, no? Ecco. E quindi con responsabilità, consapevolezza, responsabilità, autonomia. L'ultima cosa che volevo dire è che mi colpisce come frate, hanno invitato a parlare un frate, quindi ecco, il Pellicano, ecco, è stata scelta questa immagine delle ragazze che diedero il nome all'associazione, perché il Pellicano è questo animale, no, che nutrendosi, cioè lui come mastica il cibo e poi dà il cibo ai propri piccoli, in questa dimensione che dice, no, la cura nel cibo. E questa immagine è molto importante anche nella tradizione cristiana, perché il Pio Pellicano è identificato nella tradizione cristiana come Cristo, e secondo una leggenda che diceva che il pellicano, quando non ha più cibo, si ferisce per dare il proprio sangue ai piccoli, e questo è identificato con Cristo che dà la vita per noi. In fondo la Pasqua che stiamo per celebrare non è l'ovetto, ma è un corpo dato, un corpo poi restituito alla vita, un corpo trasfigurato. La Pasqua è un corpo che ci è dato addirittura come cibo. E allora c'è anche questa dimensione, no? che nella parte proprio più strettamente spirituale, che in fondo in qualche modo rappresento, cioè che è questa dimensione di Cristo, che è l'uomo che si prende cura degli altri fino a dare se stesso e poi ha la sua vita restituita. Ecco, poi ognuno la vive nella dimensione che crede, come può, ecco, insomma. Però quello che comunque è fondamentale, emerge in questo libro, è che siamo tutti alla ricerca di una sapienza, dice Sor Stefania, è stato già citato in qualche modo questa parte fino all'intervento, una sapienza che non è semplicemente un sapere, ma è
un sapersi collocare nella vita, una sapienza che non viene semplicemente da noi stessi, ma che ci viene in qualche modo da qualcosa che ci supera. Io dicevo, per me è questo corpo dato, ma per altri è comunque qualcosa che ci supera. Ma una parola che mi pare importante, perché che può essere, credo, da tutti condivisa, è la parola persona. C'è una sapienza che possiamo trovare solo se ci riconosciamo come una persona che è tale in quanto si mette in relazione con altre persone, che cerca in qualche modo la verità, che cerca il senso della propria vita nella relazione, nel dialogo, nel confronto insieme ad altre persone, e per i credenti insieme alla persona di Cristo. E allora, ecco, mi sembra che, concludendo, questo incontro tra il mondo del Pelicano e il mondo francescano sia un incontro provvidenziale, frutto appunto di una cucina mancante, ma poi portata avanti negli anni dal desiderio di condividere l'amicizia e il servizio alle persone che hanno necessità, ma nella comprensione che noi si cresce come persone, noi stessi, in questo servizio. E vi ringrazio per l'attenzione, per questa possibilità, e poi porto anche i saluti del Cardinale, che, ecco, proprio l'altra sera ci ha stupito in cattedrale parlando delle sue lacrime per le persone che vivono la difficoltà, la sofferenza, e che speriamo di portare presto nella nuova sede del Pelicano, nella sede ampliata. Ecco, grazie. Paolo, lei ha detto delle cose bellissime, e credo che chi lavora al Pelicano non possa che sentirsi fortificato e rassicurato dal paragone, dal parallelo, dall'intreccio, dal rapporto col francescanesimo. Del resto, il francescanesimo è tante grandissime cose, ma tra tante grandissime cose è anche la cosa più alta e profonda che sia stata prodotta in Umbria. Vorrei ora dare la parola al sindaco di Perugia, Vladimiro Boccali, perché ci risponda, diciamo, ad alcuni quesiti concreti che abbiamo, perché il compito della politica, della buona politica e della buona amministrazione, è quello di rispondere ad alcuni problemi concreti. Innanzitutto voglio ringraziarvi dell'invito, ringrazio la famiglia Cucinelli che ci ospita qui, e soprattutto ringrazio l'associazione Pelicano, è stato già detto prima, Marta Picchio e tutte le volontarie, tutti i volontari che ruotano l'intorno, e l'amica comune a quelli che stanno qui a discutere, ad ascoltare, che è Assunta Pirotti, la cui stima e vicinanza mi aiuta personalmente su tante cose. Adesso la cosa che mi diceva Gabriella, mi faceva venire in mente una cosa. In qualche intervista, qualche colloquio che mi capita di fare con giornalisti, o insomma nella mia attuale responsabilità, discutiamo di questioni appunto concrete che possono riguardare l'amministrazione comunale, la fiscalità generale, i progetti di sviluppo, la difficoltà del fare impresa in una burocrazia che adesso mi auguro sarà violentata, e via discorrendo. Poi alla fine il giornalista dice: bene, adesso parliamo di politica, quale alleanza fa per... Io mi rimango spiazzato, perché rimango spiazzato? Perché dico: ma come adesso parliamo di politica? Fino adesso di che cosa abbiamo parlato? Cioè, noi in questi anni abbiamo allontanato l'idea che la politica sia occuparsi della vita delle persone, e non so se volessi dire questo, ma in quel periodo fecondo in cui la politica si occupava di psichiatria, magari non entrando nella natura teorica delle diverse patologie o dei disturbi, ma in quanto la costruzione di società accoglienti e la costruzione per persone, per tutte le persone, la costruzione di una rete di servizi pubblici che potesse dare quel tipo di risposte. Andando avanti con il tempo, questa divisione è aumentata, no? Per cui appunto a chi fa politica oggi come me, il giornalista ad un certo punto è fatto il contrario, per questo che mi ha fatto venire in mente qualche altro tuo collega. Hai cambiato verso? Beh, insomma, sei un giornalista e qualcuno no. Alla fine di tutto, diciamo, la politica è sì, ma l'alleanza o l'assessore o il parlamentare, chi lo fa? Ecco, per me invece la politica ha questa dimensione,
della complessità che viene raccontata nel libro o a me descritta in questi anni dai tanti operatori, da Assunta ma anche dal mio amico Rocco e insomma da tanti altri, e il tentativo di articolare una risposta. Nel libro è stato detto dal dottor Grignani, c'è la dimensione della complessità, c'è l'articolazione della risposta, c'è il metodo e ci sono le persone. Le persone che hanno ognuna una complessità e un'articolazione di una risposta in un contesto complessivo. Il punto che diciamo che vedo, l'ha fatto emergere prima con la battuta della cucina, no? Cioè la carenza del pubblico, ecco, la dico in questo modo, la carenza del pubblico in questo caso ha causato un incontro positivo. Se la politica e le istituzioni avessero risposto immediatamente alle richieste che venivano da alcune istanze all'interno dei servizi, Marco, ma anche da fuori, questo lo dico per dire che anche i servizi pubblici hanno la necessità di essere essi stessi in grado di alimentare la domanda per loro, no? E non di articolare la risposta sulla base della capacità che loro hanno. Spesso questa spinta è venuta, soprattutto negli ultimi anni, questa funzione di advocacy da fuori, e il pubblico non è stato in grado di rispondere, ovvero in alcuni casi lo ha visto come un peso. Qui c'è stata oggettivamente una fatica, anche un po' una resistenza, la rappresentazione, questo potrei citare altri casi, ma della storia del Pellicano e dei racconti che sono qua dentro, è un po' anche la rappresentazione di un nonostante, nonostante le difficoltà c'è questo tipo di esperienza. E ora il libro lo dovremmo utilizzare noi, la mia tra virgolette categoria temporanea, per provare a stare un po' di più nella dimensione della complessità della società e della costruzione di un'articolazione di risposte che non